Il rilancio della filiera avicola molisana e il destino dei lavoratori della gamma degli allevatori e dei trasportatori passano per le cooperative e infatti questo il percorso intrapreso dal presidente della regione Paolo Frattura per tentare di risolvere una vertenza che coinvolge centinaia di persone e l'intero comparto avicolo. La conferma è giunta dallo stesso governatore nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Vitale e alla quale hanno partecipato i rappresentanti locali del mondo cooperativistico. Un progetto da 30 milioni di euro è la stima fatta dalla Regione. La metà di questa somma, 15 milioni, sarà a carico del Governo regionale che reperirà le risorse necessarie dal PSR, il piano di sviluppo rurale. L'altra metà sarà invece a carico delle cooperative con mutuo concesso dalla Banca del Credito Cooperativo. Una soluzione che, come ha ammesso lo stesso Frattura, avrebbe convinto soprattutto gli allevatori e i trasportatori, mentre una parte dei lavoratori avrebbe fatto già sapere di non essere d'accordo. Una posizione di contrarietà espressa anche nel Corso della riunione organizzata dalla CISL per tentare di esaminare la proposta della Giunta regionale. Al termine dell'incontro, la maggior parte dei lavoratori presenti avrebbe detto a chiare lettere di non voler rischiare perché un'impresa di questo genere rappresenta comunque un rischio, appunto. I dipendenti per aderire alla cooperativa in qualità di soci lavoratori dovranno versare una quota che si aggirerebbe sui 5.000 euro. Ma ciò che li preoccupa maggiormente è il mutuo agevolato che le cooperative dovranno accendere per finanziare una. Parte del progetto. Intanto il comitato promotore dell'Avicop Matese ha annunciato l'adesione di 60 lavoratori. Il presidente Frattura, dal canto suo, si è limitato a rispondere che qui è tutta una questione culturale. In Molise, insomma, non ci sarebbe ancora la cultura delle cooperative e dunque questo progetto potrebbe fare da apripista per altre iniziative simili in altri settori. Sarà ma resta il fatto che nei prossimi giorni i lavoratori potrebbero tornare a farsi sentire e chiedere alla regione maggiori garanzie. Ma nel frattempo l'iter è partito. Frattura vuole stringere i tempi così annunciato che subito dopo l'estate già a settembre l'intera operazione potrebbe concretizzarsi.